Un anno importante per Grazia Di Michele, un lavoro discografico, continua ovviamente anche il tuo lavoro di insegnante e poi un ultimo premio che è l'Unezia. Sì, beh, un anno importante perché c'è stato Sanremo di mezzo, altrimenti sono i miei soliti anni pieni di musica da qualunque parte, che siano sale di registrazioni, che siano conservatori, che siano scuole, che siano amici, oramai io vivo immersa in questo liquido meraviglioso. Ma com'è cambiato il tuo modo di fare musica nel tempo, se è cambiato? Ah, sì, se è cambiato cambia con l'evoluzione, quindi con i percorsi umani che uno fa e anche con i percorsi artistici, perché negli anni ho imparato ad amare molti più generi di musica di quelli che amavo prima, e questo mi ha portato a scrivere in un altro modo, a cantare in un altro modo, a contaminarmi un po' con il jazz. Gli ultimi due dischi sono stati realizzati con il trio di Paolo Di Sabatino, quindi l'evoluzione è questa, cioè, e credo che sia anche giusto non fermarsi, non fossilizzarsi in quello che si sa fare, ma cercare di sperimentare sempre. L'ultima domanda che ti faccio è: come cambia il tuo modo di insegnare rispetto a quello di 15 anni fa, 12 anni fa, quando hai iniziato la tua esperienza? Cioè, cosa adesso deve avere in più un cantante che non chiedevi magari 12 anni fa? No, quello non è cambiato, guarda, io sono cambiata, è cambiato tutto, però una cosa sulla quale sono sempre stata coerente è che un ragazzo deve sviluppare la propria personalità artistica, e che per fare questo bisogna avere consapevolezza di sé e del mondo nel quale si troverà a vivere. Grazie. Prego. Il ballerino è il coreografo più famoso forse in Italia, sì. La prima domanda è questa: come fa Garrison a essere così tanto attuale nonostante dagli esordi è passato qualche annetto, no? No, questa è una bella domanda, sì. Però, eh? Perché sei attuale? Perché sei sempre... Qua si dice il pietrusino in mezzo all'insalata. Allora, guarda, io lo trovo, cioè, sai che cos'è? La danza è sempre una, cioè, cambia ogni giorno, non è che ho il fisico che avevo 20 anni fa, questo poco ma sicuro, però guardo, ascolto e vedo, e mi piace stare molto attento ad aggiungere al bagaglio che avevo già, Vabbè, però dico, tu hai anche la capacità, secondo me anche caratterialmente, di essere abbastanza... Allora, io ho un'energia e una... anche nonostante mia... come parlo l'italiano è una tragedia, però ho una forza di comunicazione corporale che trasmetto, se questo è sempre... Carisma. Carisma, però riesco a trasmettere quello che voglio ai ragazzi. Poi la cosa che mi piace molto è dare ai ragazzi, non mi metto a ballare e mostrarmi come ballerino. A me piace adesso insegnare ai ragazzi quello che è il mio bagaglio di una vita da ballerino, e performo in teatro, anche televisivo, mi piace molto. Ascolta, cosa deve avere oggi un ballerino che sceglieresti, ad esempio, per la scuola di amici, che deve avere in più rispetto a quello che avresti scelto 15 anni fa, ad esempio? Per me non è fondamentale la tecnica. Non sto dicendo che mi fa schifo se uno fa 5 giri o salta alto così, però per me è importante la comunicazione e quello che fa, anche se una coreografia con poca tecnica o una coreografia con tanta tecnica, mi deve emozionare, mi deve fare arrabbiare, mi deve fare sorridere, mi deve fare riflettere, mi deve fare incazzare, mi deve fare tutto, mi deve fare innamorare. Basta che mi dice qualcosa la coreografia. Oggi tu sei in assoluto l'insegnante più longevo della scuola di amici, no? Forse sei quello, sì, che è vero, non è mai cambiato. Allora, gli unici due che sono rimasti dal primo giorno è Maria. E Maria. Solo noi due. E tu hai detto che all'inizio, quando prima di conoscerla, quando ti dissero che dovevi darle dei passi della coreografia per C'è posta per te, sì, così tu hai iniziato, e avevi un po' di timore. Poi invece dopo 10 minuti hai dichiarato, sì, siete diventati amici per sempre. Allora, sì, questo è una... Mi dicono sempre, perché si vede in televisione quanto l'affetto lei ha nei miei confronti, anche quando è arrabbiata con me esprime anche amore, e questo è sempre stato così. Allora, io, a me mi piace raccontare questa cosa, che io, quando mi avevano chiamato per fare il coreografo per Maria De Filippi, ho detto no,
come faccio a ballare Maria? Già cammina male, figurati come balla. Allora hanno detto, no, lo devi far ballare. Ho detto, va bene, facciamo così. Io monto un balletto, poi giochiamo in sala prova. È arrivata Maria con tutta la sua assistente e altre persone. Io, così, ma veramente mi stavo, perché era per me, anche come voi, era Maria di Filippi. Quando veniva a trovare il suo marito, che faceva Buona Domenica, lei entrava in studio, c'era un'aurea intorno a lei, che quando cammina è una santa, ha capito? Io lo guardavo da lontano, poi lavorando con lei, mamma mia, quando lavorando così, lei mi ha fatto così, abbiamo parlato Garrison, ha detto tre parole, mi ha fatto un pacco nel sedere così, ha fatto così. Dopo 10 minuti, ti giuro, dopo 10 minuti... Eravate amici per la pelle. Sì, sì, era stabilito... quello che è il nostro rapporto tutt'oggi, già quel giorno si è incazzata con me, mi ha abbracciato, mi ha amato, tutto, mi ha coccolato dopo 10 minuti e non è cambiato niente. Sì, va bene, vero, grazie Garrison, grazie di essere tornato in Sicilia, so che ci vieni spesso. Sì, sì, vabbè, adesso allora, mi sa che tornerò più spesso qua, allora saremo qui a monitorare quello che farai, va bene? Okay. Grazie a tutti, ciao Garrison, ciao.